motivo di orgoglio ed è il motivo per il quale anche il primo cittadino è qui stamattina alla presentazione dei premi. Da tantissimi anni, come ha già detto il maestro Orafo, porta anche la città di Crotone a Sanremo, quindi la porta ad altissimi livelli e noi non possiamo che essere orgogliosi ovviamente di tutto ciò. Sì, parte la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, anche quest'anno abbiamo ricevuto l'incarico di realizzare diversi premi, tra tutti spiccano sempre, da sempre, ecco, da diversi anni, il premio Sala Stampa Lucio Dalla, il premio della critica Mia Martini, che questi, ecco, vengono consegnati nella serata finale, ma in particolare anche il premio numero uno Città di Sanremo, che realizziamo ormai da diversi anni. Questo è un premio che vuole riconoscere l'operato di chi ha fatto conoscere il Festival della Canzone Italiana nel mondo, e quest'anno andrà anche a Fiorello quest'opera rappresentata da una palma, e negli anni passati è andata a personaggi come Pippo Baudo, Tony Renis, Albano Carrisi, Toto Cotugno, perché è molto bello poi vedere le tue opere nelle mani dei grandi della musica italiana, ma anche il premio che realizziamo anche da diversi anni, il premio Dietro le Quinte, rappresentato da una scultura che viene consigliata a tutti coloro che lavorano dietro le quinte del Festival della Canzone Italiana, e questa è anche una cosa importante perché non, tanti personaggi non si vedono, ma sono proprio coloro che poi costruiscono quella che è questa grande kermesse. Ma ancora i premi AFI, Associazione Fonografici Italiani, premi Casa Sanremo, quest'anno anche il premio Corecom nazionale, e poi uno dei premi particolari che quest'anno abbiamo realizzato, un nuovo premio, il premio dedicato al grande Enzo Iannacci. Questo è un premio voluto dal nuovo Imae, che lo hanno già ufficializzato il giovedì scorso, e questa è una scultura che, diciamo, in un certo qual modo mi ha anche un po' emozionato, perché conoscevo il personaggio Enzo Iannacci ma non conoscevo bene la sua storia. Quindi questa scultura dove abbiamo realizzato e disegnato e smaltato queste scarpe da tennis, perché Enzo Iannacci nel dopoguerra, quando i poveri, ecco, nascevano le scarpe da tennis, erano le scarpe dei poveri, Iannacci, anche se si metteva il papillon, utilizzava le scarpe da tennis, questo per dare dignità a tutta quella classe operaia. E quindi questo credo che sia anche un bel messaggio da poter lanciare ai giovani, ed è molto bello, e a me fa veramente piacere, ne sono onorato di aver realizzato questa scultura. Ma poi viviamo il Festival della Canzone Italiana non solamente sotto un lato artistico ma anche del sociale, in quanto per il quinto anno consecutivo porteremo a Sanremo il convegno UNICEF con una tematica importante, quella della guerra in Ucraina e la guerra israelo-palestinese, come anche il contest Musica contro le mafie, dove realizziamo l'opera che va consegnato a uno dei giovani che portano questo messaggio importante a Sanremo. La Camera di Commercio non si può sottrarre a delle kermesse che valorizzano e che mettono al centro del territorio le progettualità socio-economiche. Il maestro Michele Affidato è un'eccellenza del territorio, è un'eccellenza della città di Pitagora, di tutta la regione Calabria, e la kermesse alla quale lui partecipa ormai da 14 anni è la kermesse musicale probabilmente più importante d'Europa. Di questo dobbiamo essergliene grati. La presentazione dei premi speciali, dei premi importanti per quelli che sono i protagonisti del Festival di Sanremo, riposizionano l'arte del maestro Affidato, che trae origine poi dalla cultura, dalla storia, dalle tradizioni della città di Pitagora.